Era il 1978 quando i fratelli italo-americani John e Harry Mariani iniziarono a Montalcino un progetto su larga scala, un approccio completamente nuovo, in seguito imitato da molti, che aveva come obiettivo quello di mantenere sempre altissimo il livello qualitativo dei vini prodotti. Per anni, quello di Castello Banfi è stato un modello unico, capace di raccontare negli Stati Uniti tutte le migliori caratteristiche dei vini di Montalcino nella loro accezione più moderna. Oggi Banfi festeggia 40 anni di attività e si ferma a riflettere su quello che è stato e quello che sarà. L'occasione arriva a Vinitaly con la proprietaria Cristina Mariani May. Ho ricordato la terra dappertutto, è come la luna, perché non c'è molti vigneti, non c'è, sei solo la terra. È magnifico, con un castello di 100 anni, 300 anni fa, non 300, ma di più. È una memoria molto meravigliosa e molto un po' di sorpresa, perché la mia papà, il mio papà ha una visione di prendere questa terra, di avere una tenuta meravigliosa, ma anche una tenuta dedicata alla ricerca, filosofia di sostenibilità e anche di tecnologia per prendere questa zona che è molto tranquillo, molto con pace, non pace, ma più tranquillo, non molto popolare, per prendere dopo molti anni di essere, di avere il posto nel mondo, il numero posto per vino rosso in tutta l'Italia. Allora ricordo che qualcosa di stipendio è qualcosa di molto orgoglioso oggi, molto orgoglioso. Mi scusa, il mio italiano non è perfetto, devo bere più di vino Brunello e allora è molto meglio, ma grazie per questa occasione. In questi 40 anni, quali sono stati i momenti più importanti per Banfi? Probably first when we did the research of the Probabilmente il primo è stato quando abbiamo iniziato la ricerca sui cloni di Sangiovese, che ci ha portato a selezionarne 15 dedicati al Brunello. Poi, nel 2007, abbiamo costruito la cantina Horizon, con nuove tecnologie, cisterne in legno e acciaio inox, che ci consentono di fare dei blend e di ottenere il massimo dalle singole vigne. E anche l'anno scorso, quando abbiamo vinto per la quinta volta il premio Vinitaly, che significa che la qualità dei nostri vini è riconosciuta in tutto il mondo ed è una cosa della quale siamo molto orgogliosi. Something we're very proud of. Quali sono invece gli obiettivi per il futuro? Il nostro obiettivo è di avere sempre più consumatori nel mondo a cui piacciono i nostri vini, che apprezzino la nostra storia, di avere sempre più persone che vengono a trovarci, che usufruiscano della nostra ospitalità e anche, non meno importante, di continuare la ricerca per fare vini sempre più naturali, biologici e puri. Vogliamo ancora crescere e competere con i più grandi vini del mondo. Pensa che il ruolo di Banfi sia importante per la crescita del vino italiano nel mercato americano? I do, because I think Certo, lo penso. Banfi ha fatto due cose. Ha costantemente migliorato la qualità dei suoi vini, cercando al contempo di capire cosa stanno cercando i consumatori. Vogliono qualità, autenticità e vogliono che ci sia una storia dietro al vino. Oltre a tutto questo, bisogna mettere passione e cuore in quello che si fa, per coinvolgere i consumatori non solo in America, ma in tutto il mondo, per poter trasmettere loro la vera anima di Montalcino. What Montalcino is.